Beh, noi amiamo chiamarla aggiornamento professionale, nel senso che ci rivolgiamo ad imprese già mature o quasi, con questi programmi di aggiornamento che tendono a migliorare la qualità degli operatori, la loro formazione professionale, nel senso che spaziamo poi sia dall'apprendimento, dal perfezionamento ai sistemi di sicurezza, alla sicurezza alimentare e quant'altro. Quindi crediamo che questo sia un elemento di forte crescita del tessuto imprenditoriale e quindi miriamo, come tutti gli anni, al raggiungimento di questi obiettivi. Pensiamo al territorio e forse all'infrastruttura più importante di questo territorio. Scade a maggio il bando per l'aeroporto, è importante che ci sia coralità di intenti su questa struttura. Beh, questo noi lo Tutti stiamo anni per dicendo, arrivare lo a. ribadiamo in questa occasione, vogliamo ribadirlo. Crediamo che siamo arrivati ad un bivio abbastanza importante e insomma lavoriamo in perfetta buona fede, tranquillità e come dire, con la certezza del raggiungimento dell'obiettivo, proprio perché riteniamo che questa ancora una volta sia l'unica leva di grande sviluppo di questo territorio. Le aziende chiedono certezza sugli espropri per allungare la pista, certezza sui fondi dello Stato, queste sono risposte che non può dare la Camera di Commercio. Chi dovrebbe darle? Beh, io credo che queste siano risposte che avremmo dovuto già avere, risposte che avremmo dovuto già mettere, come dire, nel bilancio dell'attivo di questa infrastruttura. Però io sono abituato a non demordere mai, quindi siamo in una fase, ripeto, cruciale. Potrebbero esserci oggi e crearsi oggi tutti i presupposti per la risoluzione complessiva del problema. D'altra parte, credo che il panorama delle gestioni aeroportuali italiane si sia abbastanza delineato. Credo che l'adozione del nuovo piano, che a breve il Consiglio dei Ministri dovrebbe fare, sia un indirizzo alquanto chiaro rispetto alla localizzazione dello scalo salernitano, quindi aspettiamo con fiducia. Nel frattempo certamente non siamo fermi, è stato ripubblicato un bando al quale noi crediamo, ci sarà sicuramente chi La avrà formazione interesse. per imprese già mature che operano sul mercato, perché si può crescere solo così. Sicuramente tutto sta proprio nelle prime due lettere della sigla di Polaris, posizionare e orientare le aziende verso uno sviluppo coerente a quelle che sono le dinamiche economiche del territorio, ma non solo, anche dell'intera nazione e quindi anche dell'estero. Abbiamo come Polaris subito preso l'idea che ci viene dalla base associativa, che è il trade union tra le imprese e la casa madre, che è la Camera di Commercio e quindi l'azienda speciale Polaris, per organizzare una serie di seminari, un ciclo corposo di seminari e di orientamento per le aziende. Quelle che presentiamo oggi sono quelle che provengono dall'associazione CLAI, la quale ha presentato un panel di interventi sul territorio rivolto alle aziende di tutte le tipologie. Quindi abbiamo dalla sicurezza, andiamo sulla pizzeria, andiamo sulla gestione dell'azienda. In effetti è un nuovo modo di presentare l'azienda speciale Polaris al cospetto delle aziende che vivono il nostro territorio. L'ennesimo sicuramente per tirare anche un po' su, no? Quella che è la situazione dell'imprenditoria salernitana. Beh, più per tirar su, per fare in modo che le aziende salernitane siano competitive. Il problema oggi è la grande concorrenza ed è la qualità che il consumatore chiede. È finita l'epoca del prezzo più basso ed è l'epoca nella quale il consumatore chiede il miglior prodotto possibile, chiaramente con un prezzo di mercato. Questa serie di giornate di aggiornamento professionale sono proprio fatte in questo senso, in questa direzione. Parleremo di marketing, come parleremo di pizza, come parleremo di pulizia, parleremo di tutto ciò che è l'ambito dell'artigianato, letto in chiave moderna. E soprattutto sono uno strumento concreto per le imprese per stare nel campo e per stare nel mercato.